pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati in questo nuovo anno e lo facciamo augurandovi nuovamente proprio buon 2022. L'auspicio di tutti è che sia un anno migliore, magari più leggero, da un punto di vista delle preoccupazioni che possono derivare dalla situazione sanitaria o economica. Leggero come un colibrì, che è anche il titolo dell'ultimo singolo di Cesare Cremonini, uscito a fine 2021 e di cui è stata pubblicata una inedita versione del brano Pianoforte e Voce in un'emozionante performance girata al Teatro Manzoni di Bologna. La clip è stata registrata senza la presenza del pubblico. Si tratta quindi di una performance, per così dire, intima, in grado di mettere in risalto la melodia e il testo proprio di Colibrì, che conferma nuovamente la libertà artistica e la qualità anche della musica di Cesare Cremonini, un artista così cambiato nel tempo, negli anni, soprattutto rispetto agli esordi con il Luna Pop di cui ci siamo occupati in passato. Un'immagine del colibrì che in molte culture rappresenta l'amore per la vita, il coraggio, anche la perseveranza. Accompagna questa immagine la voce di Cremonini nel brano, creando versi che parlano di una ragazza, simbolo di verginità e anche di purezza, che raggiunge una metropoli del presente guidata proprio dal suo volo. Il video sarà disponibile a partire dal 25 febbraio insieme al nuovo attesissimo album di Cesare Cremonini che si intitola La ragazza del futuro in molteplici versioni per gli store fisici. La ragazza del futuro è dunque il settimo album in studio di Cesare Cremonini, uno dei più prolifici e apprezzati cantautori italiani, le cui canzoni sono entrate a far parte dell'immaginario collettivo nazionale. In oltre 20 anni di carriera, infatti, Cremonini ha pubblicato 6 album come artista solista e uno come frontman della band dei Luna Pop con il disco Squarez, l'album di debutto più venduto di sempre per una band nella storia della musica italiana, con 3 greatest hits, 2 album live e un'autobiografia sempre per Cremonini, Let Them Talk, ogni canzone è una storia, appunto così si intitola il libro. Il suo ultimo tour, che ha compreso anche 4 show nei più grandi stadi italiani nel 2018 e anche nelle arene nel 2019, ha totalizzato oltre 330.000 spettatori. Cremonini tornerà live comunque nell'estate del 2022, naturalmente condizioni permettendo, e lo farà forte del proprio passato. Abbiamo citato dunque Squarez, ebbene in quel disco c'erano molti brani diventati delle hit, anche per la loro orecchiabilità e leggerezza appunto. L'album uscì a novembre del 1999, fu il primo e unico disco pubblicato da quella che è diventata la più famosa boy band nella storia della musica italiana, il Luna Pop appunto. E il titolo è traducibile con una parola in sé, diciamo così, volgare, ma che rappresenta anche un augurio di buona fortuna in ambito artistico. Ebbene, se è vero che i Luna Pop proprio in quell'autunno del 99 vennero scartati da Sanremo, dal concorso Nuove Proposte, beh, ebbero un futuro migliore. E allora ci vogliamo lasciare, per ora naturalmente, con una canzone che è anche un auspicio, Un giorno migliore, estratto proprio da quel disco.